Bentrovati con Philcam News. Iniziamo con la lotta, che ha visto assegnare i titoli assoluti per la greco-romana al Palapellicone di Ostia, con tanto spettacolo sulle materassine, tra sorprese e conferme. Giovanni Freni, Jacopo Sandron, Ruben Marvice, Davide Cascavilla, Luca Russo, Ciro Russo, Matteo Maffezzoli, Fabio Parisi, Elmadi Roccaro, Daigoro Timoncini. Sono questi i campioni italiani assoluti di lotta greco-romana per questo 2018. Nella classifica per società, le Fiamme Oro Roma si confermano sul gradino più alto del podio, precedendo il Custorino e lo Sporting Club. Diciamo che è andata bene, gli atleti sono stati molto bravi, danno il meglio di sé. I risultati che raggiungiamo, che otteniamo, sono frutto di lavoro, di una struttura che abbiamo a Vespave, di un'organizzazione, la Polizia di Stato, che ci permette di lavorare e dedicarci attivamente allo sport. Confermiamo il titolo vinto la settimana scorsa nello stile libero. Confermiamo quello vinto da anni, frutto di sacrificio e dedizione, e confermiamo, stiamo entrando anche con le nostre sezioni giovanili, cerchiamo di capillarizzare il più possibile sul territorio la diffusione del nostro sport, che è un po' di nicchia per quanto riguarda i numeri. Allora noi cerchiamo di aumentare il numero dei praticanti anche attraverso le sezioni giovanili, quindi non solo i dipendenti, non solo gli atleti professionisti, ma anche nel sociale e nelle periferie. Oltre ai titoli assoluti, al Palapellicone sono stati assegnati anche i titoli italiani per le categorie cadette, di greco-romana e femminile. Da segnalare le vittorie per le società Cisa Faenza, greco-romana, e Wrestling Liuzzi, femminile. Grande partecipazione di giovani provenienti da tutta Italia, a conferma di un movimento, quello della lotta, in continua crescita. Il riepilogo è un riepilogo di 2 settimane. Grosso impegno federale per dare uno standard qualitativo di gare ad alto livello, a livello internazionale. Io mi occupo dell'organizzazione, ma sono orgoglioso dei lottatori italiani che veramente stanno seguendo il trend. Stiamo crescendo, i lottatori italiani stanno crescendo, specialmente i giovani, e quindi il futuro sarà azzurro. Passiamo al judo. Appuntamento di prestigio a Follonica per l'European Cadet Cup 2018. Dove la compagine azzurra vince e convince, piazzandosi al secondo posto nel medagliere, dietro alla Russia. 4 le medaglie d'oro, con Assunta Scutto, Veronica Toniolo, Martina Esposito e Alessio Graziani. A seguire 2 argenti ottenuti da Lucrezia Tantardini e Sara Lisciani, per concludere 5 bronzi e ben 13 quinti posti. Prima di sentire il commento al caldo di Raffaele Toniolo, ricordiamo che questo torneo ha visto la partecipazione di oltre 500 atleti provenienti da 36 nazioni. Questa gara Follonica, questa prima European Cup Cadets dell'anno, è andata bene per i nostri colori, 11 medaglie contro le 9 dell'anno scorso, 4 d'oro, 2 argenti e 5 bronzi. Direi che siamo molto soddisfatti. Sicuramente un garone nella parte femminile, che hanno portato a casa 10 medaglie su 11, e un po' meno, c'è qualcosa da rivedere ancora nella parte maschile, ma siamo fiduciosi che con le prossime gare riusciremo a portare 2 squadre competitive, sia maschile che femminile, ai prossimi campionati europei a fine giugno. E ancora per il judo passiamo all'evento più atteso dagli appassionati, ovvero il Grand Slam di Parigi. Spettacolo e tante qualità sono state messe in evidenza sui tatami, con judoka iscritti da tutto il mondo ed oltre 15.000 spettatori a riempire l'arena. Per l'Italia c'è stata la partecipazione di Fabio Basile, uscito però al primo turno contro il mongolo Zobatar Saint-Ochir. Per l'azzurro questa è ancora una fase di rodaggio, ci vuole tempo per esprimersi al meglio nella nuova categoria dei 73 kg. Appuntamento quindi rimandato. Chi invece si è resa protagonista sul tatami è stata l'arbitro Roberta Chiurlia, sempre di più punto di riferimento per il judo italiano ed internazionale. È stata una bella esperienza, una bellissima esperienza, anche perché dopo averlo visto per tanti anni da casa, essere qui è come essere proiettati in un set cinematografico, perché Parigi è davvero qualcosa di eccezionale. Avendo fatto Tokyo pensavo di non avere un impatto oppure una reazione rispetto al pubblico, rispetto anche alla partecipazione del pubblico stesso, però Parigi è completamente diversa, è tutta un'altra esperienza, è stato veramente bello. E anche oggi arbitrare la finale del bronzo con i Patelliani è stato difficile per me, perché da quando ero a casa tifavo sempre per lui, quindi ho dovuto mantenere, cercare di mantenere, spero di esserci riuscita,
assoluta imparzialità ed è stato veramente un combattimento bellissimo. Come sempre le innovazioni portano un attimo di apprensione da parte dei tecnici e degli atleti. In Parigi ancora prima è stato il Gran Premio di Tunisi, ma Parigi ha dimostrato che queste innovazioni non fanno altro che spettacolarizzare ancora di più il nostro sport, ed è quello che alla fine volevano le commissioni che hanno dato vita a queste, non possiamo parlare proprio di nuove regole, ma di un adattamento, di un perfezionamento di situazioni che già preesistevano. È sotto gli occhi di tutti che gli atleti, sollecitati anche dagli altri ovviamente, devono fare le prese e devono assolutamente produrre un'azione tecnico-tattica valida al fine di portare il punteggio, altrimenti l'arbitro interviene. Chiudiamo con il karate. Appuntamento spagnolo con la WKF Series A che non regala soddisfazione agli atleti italiani. A Guadalajara i karateka, tutti impegnati con le proprie società di appartenenza, non ottengono risultati di rilievo, non riuscendo ad esprimere le proprie potenzialità. Ed ora passiamo agli eventi sportivi federali del prossimo weekend. Per il judo, triplo appuntamento, con l'European Cadet Cup a Fuengirola, l'European Open Men di Oberwart e l'attesissimo European Open Women di Roma. Per il karate di scena la Premier League a Dubai, infine per la lotta torneo internazionale femminile in Svezia. Per oggi è tutto, appuntamento alla prossima settimana con Philcam News.